Buonasera, benvenuti al terzo appuntamento con Lamberto Rimondini per L'altra storia d'Italia. Ciao Lamberto. Ciao Arturo, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te, direi che possiamo immediatamente partire con il primo segnalibro di stasera, un segnalibro importante, possiamo immediatamente vederlo. Ecco Lamberto, fascismo e massoneria. Abbiamo inteso titolare dalla dipendenza alle leggi fascistissime. Questo perché, beh, innanzitutto anche un omaggio in qualche modo al nostro amico Enrico Montermini che la volta scorsa ci ha seguito, chissà che non ci sia anche stasera. E poi perché, insomma, emerge dal tuo lavoro che, insomma, inizialmente come hai detto poi nella puntata scorsa, insomma, il fascismo è stato aiutato da varie forze, anche appunto provenienti dalla massoneria. Mentre poi tu citavi la questione della crisi del 29, ha pian piano cominciato a discostarsi, e anzi, ancora prima che questa crisi arrivasse, il fascismo, come tutti ben sappiamo, ha addirittura dichiarato che chiunque facesse parte della massoneria era incompatibile con il tesseramento, con l'essere fascista. E quindi illuminaci un po' su questo punto. Beh, è un aspetto piuttosto complesso. Provo a schematizzarlo e a renderlo il più possibile semplice. Anzitutto dobbiamo distinguere tra fascismo e Mussolini, nel senso che Mussolini, leggendo i documenti dei secretati, leggendo alcuni documenti provenienti da archivi chiaramente non solo italiani, e chi ha dato testimonianze, emerge un aspetto caratteriale interessante, e cioè, a dipendenza della convenienza del momento, Mussolini sposa o diniega una certa situazione. Nel caso nostro specifico di questo segnalibro, c'è un percorso che è incredibilmente controverso, perché viene avvicinato, non si avvicina lui alla massoneria, e viene iniziato in punto di spada, in punta di spada, nel testimone Cesare Rossi, che è uno dei suoi segretari. Lui non è massone, Mussolini, viene iniziato e quindi ad honorem, col 33° grado. E su un documento, che sono i principi della massoneria, scrive: visto e approvato. Un conto invece è il fascismo come movimento politico, formalmente si dissocia in maniera importante dalla massoneria. Ma perché accadono questi fatti? Dobbiamo necessariamente ripercorrere un pezzettino di fatti e di storia più o meno recente, si va indietro di un centinaio d'anni, giusti giusti. Benito Mussolini nel 1913 è avvicinato dai servizi britannici, e il suo nome in codice è il Conte, quindi lui ha il compito, nel giornale socialista L'Avanti, che dirige, di iniziare a scrivere articoli in favore dell'intervento dell'Italia insieme a Francia e Gran Bretagna, quindi contro l'Austria e la Germania, contro gli imperi centrali. Lo ricordo, noi siamo una colonia, nasciamo come colonia anglo-francese, quindi siamo, diciamo, i servi, piaccia o no, di Londra e Parigi. E dato che nella prima guerra mondiale serve carne da cannone,
la carne da cannone italiana deve fare comodo alla causa anglo-francese e non a quella austro-germanica a cui noi eravamo alleati. Quindi nel 1914 Mussolini scrive che un militante socialista è assolutamente, non deve essere assolutamente iscritto alla massoneria, poi nel 1915 viene cacciato dal giornale L'Avanti, quindi tecnicamente è finito sul piano politico, ma c'è un ma. Un certo Filippo Naldi, che è all'epoca un importante giornalista, dirige il Resto del Carlino, Mussolini dirigeva L'Avanti, appunto, fra virgolette lo salva. Di fatto arrivano nell'arco di pochi giorni veri e propri fiumi di denaro. Perché arrivano? Perché Washington e Londra devono attuare il loro piano, quello di Mackinder, di cui ho parlato nella scorsa puntata, e quindi hanno bisogno di stabilizzare l'Italia politicamente. Dopo un biennio cosiddetto rosso, dove gli scioperi, in gran parte anche provocati ed eterodiretti, facevano sì che l'opinione pubblica chiedesse a gran voce stabilità. Quindi è un po' lo stesso gioco che si ripete nel tempo: il potere ha una necessità, muove con agenti provocatori in un certo modo l'opinione pubblica. L'opinione pubblica chiede a gran voce la soluzione che il potere aveva già preconfezionato. Quindi cerco di arrivare al nocciolo. A un certo punto Raul Palermi, che è ovviamente gran maestro della massoneria, appoggia apertamente la marcia su Roma e si arriva a quel famoso approvato, visto e approvato da parte di Mussolini nel novembre 1922, i giochi sono fatti. In realtà ci sono degli impicci, perché c'è una parte di elite finanziaria britannica che non ha voluto e gradito l'ascesa di Mussolini, non perché fascista, non perché dittatura, ma perché malvede un'Italia ragionevolmente forte nel centro del Mediterraneo e quindi in accordo con quel gruppo di potere che fa riferimento in Italia a Vittorio Emanuele III, concepisce una serie di attentati, uno nel novembre del 1925, uno nell'aprile del 1926, uno a settembre dello stesso anno e uno in ottobre dello stesso anno, quello famoso di Anteo Zamboni. In realtà sono questi quattro attentati, questo di Anteo Zamboni e poi una specie di bufala, perché chi ordisce dietro le quinte sono Farinacci e Arpinati, così pare dalla polizia segreta, e quindi diciamo, i parenti di Zamboni vengono indennizzati da una pensione, questo è poco noto, nel primo volume ne parlo abbastanza. E gli altri attentati, quindi c'è un problema all'interno del fascismo, c'è una linea intransigente di Arpinati e Farinacci, squadristi. E gli altri tre invece hanno una mano esterna, in particolare quello della Gibson che si fa nell'aprile del 26. Questo per dire che cosa? Che ci sono da parte esterna, quindi fuori dai confini italiani, alcuni centri di potere che vorrebbero mantenere l'Italia in uno stato di servo senza diritto di parola. E
inizia questa specie di amoreggiamento, chiamiamolo così, con la massoneria, tra fascismo e massoneria, poi c'è una svolta. Quindi, una volta arrivato al potere, Mussolini è consolidato nei primi anni al potere. Ci sono una serie di fatti, abbiamo ricordato l'altra volta il delitto Matteotti, e una serie di insidie che porteranno alle leggi fascistissime nel 1925, sempre ispirate e volute fortemente da Washington, bisogna ricordarlo. Non è un capriccio di quel momento dovuto banalmente a qualche effetto collaterale da attentati. Strisciante, già durante i primissimi anni del 1920, quindi tra il 23 e il 24, ci sono rapporti con lo Stato Pontificio, che non aveva ancora trovato soluzione dopo la breccia di Porta Pia. E Papa Pio XI chiede al governo, in particolare a Mussolini, un gesto. Questo gesto è quello di mettere al bando la massoneria. Ecco che Mussolini, pur sapendo che ad esempio il suo stesso segretario, lui stesso era stato diciamo iniziato, anche se ad onore, ma la massoneria, ma tutto il Gran Consiglio era legato alla massoneria, a parte Bianchi, mette al bando la massoneria per fare per dare una visibilità e un gesto al Papa, in ragione di ottenere poi un enorme consenso con i patti lasteranensi che saranno firmati nel febbraio del 29 da Gasparri, Cardinale Gasparri. E questo dimostra che cosa? Che anche in questo caso prima c'è un amoreggiamento, poi perché l'obiettivo è quello di andare al governo e di consolidarsi. Poi, in ragione appunto del consenso, c'è un'inversione a 180 gradi. E questa operazione comporta indubbiamente un enorme consenso al regime, che arriverà poi al 98,8% con l'impero nel 1936. Però indubbiamente dà fastidio ai vertici della massoneria, perché si sentono evidentemente usati. E per Mussolini, ripeto, sempre da quello che emerge dai documenti, questo aspetto non è evidentemente colto, e porterà poi di lì a qualche tempo alla disfatta. Quindi direi che per sintetizzare la risposta a questo segnalibro, si può dire che il rapporto tra fascismo e massoneria è stato più o meno strisciante, più o meno costante. Il rapporto tra Mussolini e la massoneria è stato diciamo di opportunità del momento, quindi leggermente diverso. Sì, allora la sezione domande, ovviamente lo ricordo anche a chi ci segue, seguirà subito dopo questa diretta, che invece è incentrata, ecco, sugli argomenti, che noi cercheremo di stringere un po' di più, Lamberto, perché altrimenti andiamo lunghi. Ecco, compare anche in sovraimpressione la diretta che ci sarà successivamente. Però una piccola domanda voglio fartela su questo argomento. Ora, Benito Mussolini, prendiamoci chiaro, è il figlio di un fabbro e di una maestra elementare, quindi non nasce, diciamo, con nobili natali, non ha quindi delle relazioni importanti dalla nascita, le ha costruite perché ha una sua carriera politica e è riuscito a crearsi uno spazio vitale da un punto di vista politico, intendo dire. Ed è un socialista che deve barcamenarsi in uno Stato che è un regno, quindi deve avere rapporti con la monarchia, con la massoneria, perché nell'Occidente
qualsiasi cosa tu faccia, vieni subito, appena, diciamo così, arrivi ad avere un minimo di visibilità, vieni subito aggredito da questo tipo di poteri, in più ovviamente con il Vaticano, perché non dimentichiamoci che insomma da 2000 anni a questa, anzi da 2023 anni a questa parte, insomma, esiste il cattolicesimo, esiste, no? Esiste questa istituzione che è nata però nel V secolo, insomma. Vabbè, non è importante, però insomma ci sono questi tre grossi, ecco, poteri in Italia, tra cui deve barcamenarsi Benito Mussolini. Ora io ti faccio una domanda. Sappiamo, ce lo dice la storia, che se si vuole uccidere il presidente degli Stati Uniti, vedi ad esempio Kennedy, o vedi Lincoln, no? Vedi insomma tutte le persone che sono state uccise in questo mondo e che avevano una posizione politica rilevante, si può fare. Mussolini subisce vari attentati e viene ferito, non ucciso. Ora, io mi domando, questi attentati erano attentati volti a spaventarlo per fargli prendere un'altra strada, oppure addirittura attentati volti ad agevolarlo, cioè a farlo apparire quale martire in modo da far crescere il suo consenso popolare? Allora, dai documenti che ho vagliato, e quindi mi riferisco in particolare a questi quattro eventi, quello di Tito Zaniboni, di Violet Gibson, quello di Gino Lucetti e di Anteo Zamboni, che in realtà dovremmo per correttezza dire Farinacci Alpinati, non c'è la esigenza di vederlo martire, ma bensì di eliminarlo proprio. Quindi l'ultimo è per questioni interne, i primi tre sono di altra natura, una mano esterna, quindi effettivamente c'è una parte di elite finanziaria, nel caso britannica, perché gli Stati Uniti erano molto a favore, compatti direi, da quello che si evince, e quindi quella fazione di elite finanziaria vicino a Vittorio Emanuele III probabilmente aveva pensato che poteva essere un errore quello di permettere all'Italia di assurgere a media potenza regionale, cosa che diventerà di via qualche anno. Quindi non ci sono elementi che fanno immaginare o dedurre, o certamente scritti, non ce ne sono, in cui si può pensare che sia stato macchinato tutto per farlo apparire vittima e quindi arrivare a una soluzione. Non è questo il percorso, almeno da quello che sono riuscito a trovare io. Certo, ti ringrazio. Sì, io mi riferivo infatti proprio a quei delitti, tentati delitti, quindi quegli attentati che giungono da un po' dall'estero, ecco, penso anche a quello della Gibson, famoso, appunto, dove lo ferì al naso, no? Se non sbaglio, abbiamo visto anche l'immagine, ecco. Sembrano un po' attentati, certo, sparare a una persona al naso è difficile, vuol dire che probabilmente hai mancato la testa, perché è difficile, magari in genere si gambizzano le persone per essere sicuri di non uccidere, però insomma magari questo tema lo riportiamo alla sezione domande se qualcuno ha qualche altro dubbio, però è che è indubbio che questi grossi poteri talvolta agiscano anche per favorire in qualche modo, no? Qualcuno. Però abbiamo visto insomma che Mussolini nel suo governo prende comunque una decisione politica importante che tu hai citato, cioè quella di innanzitutto da un lato favorire la riconciliazione con il Papa, con la Chiesa Cattolica, che ricordiamo insomma dal 1870, dopo la breccia di Porta Pia, insomma dopo la presa definitiva di Roma, ecco, era stato emarginato dalla vita politica italiana e in fin dei conti anche mondiale, perché insomma non era più uno stato riconosciuto.
Dall'altro lato, un'altra decisione importante che prende Mussolini, anche grazie alle persone ovviamente di cui si circonda, penso innanzitutto in questo caso al ministro dell'economia Beneduce, ecco, approda un'economia autarchica da cui poi lo stesso Keynes prenderà ispirazione politica che oggigiorno, ecco, come abbiamo anche annunciato la puntata scorsa, acquisisce, ecco, la denominazione di politiche keynesiane. Prego con il prossimo segnalibro. In che modo, Lamberto, Mussolini, comunque il governo fascista, appronta queste nuove politiche e quali sono i rapporti poi internazionali che queste nuove politiche determinano? Beh, diciamo che si può riassumere tutto in sei termini più o meno nuovi per l'epoca: corporativismo, socializzazione, dirigismo, autarchia, socialismo nazionale e sindacalismo nazionale. Tutto ruota attorno al fatto che doveva essere costruito uno Stato, fra virgolette, nuovo, che desse all'Italia una sferzata dopo la Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo sempre tenere in conto lo scenario di fondo, cioè i grandi poteri, Londra, Washington, quindi quell'elite finanziaria di mare che si oppone a quella di terra e che vuole un'Europa divisa dalla Russia, deve finanziare l'Italia nella figura di Mussolini e del fascismo, la Germania di Hitler, nazionalsocialisti, franchisti in Spagna, Metaxa in Grecia, e dall'altra parte finanzia i bolscevichi, ricordo Banca Rothschild dal 1917, viene istituita in Russia da Lenin e Stalin. E perché questo? Perché l'obiettivo è quello di far scoppiare un secondo conflitto, che è quello che appunto darà modo poi a questi stessi signori di passare dal sistema gold standard al gold exchange standard. Quindi il vero motivo, il movente di tutto quanto, non è far vincere le democrazie o far perdere le dittature. Questi sono strumenti nelle mani del vero potere. Il vero potere vuole imporre un nuovo sistema finanziario. Poi nel 1971 imporranno il denaro fiat, quindi stampato in base alla fiducia c'è una tipografia privata sostanzialmente che stampa denaro, quindi la BCE piuttosto che la Fed o la Banca d'Italia nel caso che è diventata privata, il cittadino ha fiducia nell'ente che stampa e quindi usa quel denaro, ma non è garantito. Quindi hanno dato successivi giri di vite e, come ho già detto, il prossimo sarà nei loro piani il denaro digitale. Tornando a bomba alla domanda, ma l'ho voluto dire questo perché è tutto collegato, se perdiamo il collegamento con l'aspetto macro generale e ci fissiamo su un aspetto specifico, perdiamo il quadro d'insieme e quindi il fine del potere verso la massa. Con queste soluzioni, che sono per l'epoca certamente innovative, si compie una vera e propria rivoluzione nell'ambito sociale. Il dirigismo significa che lo Stato è abbastanza presente nell'economia e quindi detta delle regole di base. La socializzazione delle imprese è un evento innovativo, certamente in contrasto con il turboliberismo di cui oggi siamo certamente vittime. E le corporazioni, il corporativismo che danno
ai lavoratori un ambito evidentemente diverso da quello che fino a quel momento era stato imposto dal sistema. L'autarchia, cioè l'autoproduzione, cercare di essere autosufficienti e dipendere per il meno possibile dall'approvvigionamento di beni dall'estero. Sullo sfondo, diciamo, politico, socialismo nazionale, sindacalismo nazionale sono più o meno le due facce della stessa medaglia, quindi dare un'immagine e una struttura alla società. Il risultato è che viene un po' militarizzata la società civile, intendo. Quindi indubbiamente tutto questo ha poi un fine che è quello finanziario, ma rischio di andare fuori tema se parlo di a quota 90 e altro che è subito conseguente. Sì, d'accordo, ma rimanendo proprio sul punto della domanda che ti avevo fatto, cioè che cosa si intende per politica pre-keynesiana? Cioè, perché possiamo dire che il fascismo fu in qualche modo precursore di questo tipo di politiche? Così brevemente, Beh, ovviamente, perché poi dopo analizzeremo la questione nella sezione domande. Keynes di fatto paradossalmente prende spunto dalle politiche macroeconomiche inventate durante il ventennio, nei primi anni in particolare, perché c'è un'attuazione sistematica, ovvero politiche volte al benessere del cittadino. E quando si parla di benessere non si intende solo quello economico, ma anche quello sociale, la cultura, quindi il sapere, la sanità, e proprio per queste ragioni vengono istituiti durante il ventennio una serie di istituzioni, di regole che in parte ci portiamo ancora oggi. La previdenza sociale, tanto per fare un esempio, le colonie per il benessere dei bambini, insomma, quindi il partito deve pensare a tutto quello che riguarda il singolo, il soggetto, da quando nasce a quando finisce gli studi, quindi nel percorso di studi, all'aspetto sanitario, all'aspetto del lavoro, alla previdenza sul lavoro, alle ferie, alla pensione, e quindi è molto presente, e questo determina evidentemente della crescita anche di ammirazione all'esterno. Keynes, quando concepisce le sue teorie keynesiane, appunto, trae tantissimo da quello che è stato fatto in questi primi anni 20, fino al 1933, direi più o meno. Le innovazioni in Italia sono veramente importanti e toccano un po' tutti gli ambiti, proprio perché, come ho citato all'inizio, questi sei termini nuovi, diciamo, per l'epoca, racchiudono un po' tutta la sintesi di quello che è la presenza di questo nuovo partito. Oggi potremmo definirlo turbopopulista, ecco, per usare un termine moderno, attuale. Un termine anche un po' fusariano, diciamo, da turbocapitalista a turbopopulista, dal momento che Diego Fusaro è il nostro presidente onorario, insomma, tornano un po' i termini, però ecco, andando innanzi sull'analisi di questo periodo storico, a noi adesso interessa ovviamente dal tuo libro estrapolare qualche pillola interessante che possa anche così incuriosire un po' il futuro lettore che vorrà ovviamente approfondire queste questioni che, lo ripetiamo, non riguardano solo il periodo storico ottocentesco, novecentesco, ma
e quindi, diciamo così, fino alla seconda guerra mondiale, ma addirittura, insomma, la seconda parte del tuo libro, il secondo volume, si occupa della Repubblica Italiana e poi fino ai giorni nostri, al governo Draghi. Ecco, questo lo ricordiamo perché sembra che noi, ecco, si tratti solo questioni storiche lontane, ma pian piano, invece, partendo da lontano, noi vogliamo arrivare ai giorni nostri e capire, ecco, quali sono i meccanismi che il potere attua poi per portarci un po' a spasso, ecco, come si dice, portarci dove vuole. E c'è un altro aspetto che mi ha colpito molto, ecco, del tuo libro, perché noi, così, che studiamo storia in maniera tradizionale, siamo abituati a pensare al famoso quadrunvirato fascista, cioè quello che all'indomani della marcia su Roma si è instaurato con De Bono, De Vecchi, Bianchi, Balbo, ovviamente. Ma tu invece proponi anche una ulteriore chiave di lettura, un quadrunvirato che effettivamente ha fatto tanto perché questo regime nascesse in Italia, ma che è composto da persone, da nomi per lo più sconosciuti. Prego, col nuovo segnalibro. Innanzitutto, Lamberto, da chi è composto questo quadrunvirato ombra e chi sono questi personaggi, cioè che ruolo all'interno della società italiana dell'epoca ricoprono? I personaggi sono quattro, è stata anche per me ovviamente una scoperta, perché non ne sapevo nulla, ammetto con umiltà la mia ignoranza. Ne avevo sentito parlare solo di uno, e cioè di Volpi di Misurata, Giuseppe Volpi di Misurata, che diventa ministro delle finanze. E poi c'è Piero Foscari, Bernardino Nogara e Giuseppe Depris. Questi quattro personaggi vivono, diciamo, si conoscono evidentemente e vivono gli anni della Belle Époque, sono evidentemente parte di un mondo dorato, hanno rapporti con l'Oriente e vengono coinvolti, sono probabilmente il quadrunvirato ombra a tutti gli effetti, perché è grazie ai rapporti che questi personaggi hanno che l'Italia riesce a fare un salto di qualità così importante. Ovviamente, essendo colonia britannica e francese, ma l'influenza statunitense già era evidente, perché c'è l'indebitamento della Prima Guerra Mondiale e gli Stati Uniti diventano sempre più egemoni nell'ambito mondiale, anche se la Seconda Guerra Mondiale non è già stata da loro vinta, come già organizzato a tavolino all'inizio. Volpi di Misurata deve trattare con gli statunitensi per giungere a un primo risultato, che è quello di portare la lira a quota 90 sulla sterlina e a 20 sul dollaro, sostanzialmente. Perché questo? Perché serve alla politica finanziaria, economico-finanziaria, quindi macroeconomica, di un'Italia che vuole essere protagonista. Volpi di Misurata, rapporti con Piero Foscari e con Bernardino Nogara e con Giuseppe Tepriz, e quindi ci sono questi quattro personaggi che agiscono dietro le quinte, non solo sul piano economico-finanziario,
ma sono anche protagonisti in occasione del concordato del 1929. Hanno rapporti stretti con il potere anglo-statunitense. Questa è un'ulteriore dimostrazione che probabilmente in questo momento siamo riusciti a ristabilire il contatto. Ci scusiamo con tutti per questo piccolo inconveniente tecnico. Prego, Lamberto, stavi esponendo, ecco, la questione di questo quadrunvirato ombra, che, come in tanti casi nella storia, insomma, chi non appare sembra essere però più influente, ecco, rispetto a chi magari è in prima linea. Indubbiamente sì, tanto per dire, Teplitz insieme al cugino fonda a Milano la Banca Commerciale Italiana, quindi sono personaggi diciamo di un certo spessore. Nogara ha rapporti con l'impero ottomano, quindi sono tutti personaggi diciamo di grande rilievo. Stessa cosa dicasi per Foscari, quindi lui per esempio finanziò l'impresa di Fiume, per cui parliamo di quattro personaggi di grande spessore che a un certo punto si uniscono e insieme favoriscono l'ascesa dell'Italia, ma la favoriscono in assoluta armonia con i voleri anglo-statunitensi. Tanto è che per arrivare al famoso accordo di 90 lire uguale a una sterlina, in realtà era 88,09, c'è un accordo preciso, non è un qualcosa che arriva per buona grazia o semplicemente perché Mussolini vuole che accada questo, si accordano. Quindi ci è stata un po' raccontata. Cercando di evitare di raccontare nei libri di storia ufficiale, evidentemente, che l'Italia è una colonia, che quindi è arrivato piovuto dal cielo questo regalino di 20 lire per un dollaro e di 90 lire per una sterlina, perché meriti sul campo. In realtà si sono accordati e come, e chi ha tirato le fila da dietro sono questi quattro soggetti. Peraltro, anche dopo la seconda guerra mondiale avranno importanti carriere. E direi che hai portato, insomma, degli ottimi argomenti per la nostra sezione domande. Mi viene già in mente, insomma, molto di cui chiederti su questo punto. Però andando innanzi con la nostra puntata, c'è una questione fondamentale che, insomma, dalla rivoluzione industriale in poi ha preso sempre maggiore importanza, lo vediamo poi oggi addirittura, è determinante su qualsiasi piano, che è la questione petrolifera. Sappiamo che l'Italia, parlando di autarchia, addirittura aveva inventato, ecco, un carburante, il famoso Robur, ecco, che non era solo esclusivamente fabbricato da derivati del petrolio, ma utilizzava la canapa e altri vegetali. E questo perché? Perché, insomma, l'industrializzazione ha portato in primo piano, ecco, la questione energetica. Quindi l'impero italiano, che sicuramente aveva come base anche una problematica prettamente commerciale. Pensiamo all'importanza, ecco, dello stretto di Gibuti, del canale di Suez, insomma, monitorare il passaggio nel Mar Rosso è sicuramente fondamentale. Addirittura l'anno precedente, all'inizio dell'impresa italiana, parliamo del 1934, pare che mercantili italiani affondati furono addirittura 3.400-3.500 dai
pirati fiancheggiati, ecco, dagli inglesi, per cui insomma era veramente una questione commerciale, ma poi c'era anche la questione petrolifera. E qui entra, secondo me, in gioco un aspetto, come abbiamo detto, che è caratterizzante di tutta la storia degli ultimi 100-150 anni. Prego, col nuovo segnalibro. Segnalibro che non è comparso, ma di cui vi dico io il titolo. Purtroppo il problema tecnico persiste, però il segnalibro presentava questo titolo: L'oro nero e l'impero. Ora, che cosa c'entra questa impresa italiana in Etiopia con la questione del petrolio? È un punto fondamentale, Arturo, questo, perché ci viene ovviamente censurato dalla storia ufficiale, e se ci fosse invece stato reso palese, come tanti altri aspetti, ci saremmo chiariti dei dubbi e avremmo capito meglio quanto gli anglo-statunitensi, le governance ovviamente sempre, non i popoli, hanno voluto il male dell'Italia, in particolare dell'Italia. Accade che nel 1935-36 ci sia appunto questa presa da parte dell'Italia di una parte del Corno d'Africa, e che conseguentemente ci vengono imposte le sanzioni dalla Società delle Nazioni, che è la mamma dell'ONU. E in quel contesto noi siamo di fatto sotto embargo, e nonostante questo il consenso per il governo italiano è molto alto. Accade che nello stesso 1936 scadano le concessioni di perforazione britannico in Iraq, e per una considerevole somma di circa 500.000 lire dell'epoca, una tangente, il re dell'Iraq si è disposto e abbia già dato il benestare affinché vadano via gli inglesi dall'Iraq, che avevano trivellato fino a quel momento, in favore dell'Italia. Quindi noi nel 1936 abbiamo avuto l'opportunità di avere accesso a fonti petrolifere dirette. Che cosa accade? Churchill, o meglio la governance britannica, tratta con il nostro governo, e ahimè il nostro governo abbocca. La proposta è: noi continuiamo a trivellare in Iraq dove abbiamo trivellato fin oggi, l'Italia, che rivendica l'impero ma è sotto sanzione, sarà, se questo è l'accordo che andiamo a raggiungere, sollevata dall'onere delle sanzioni, e quindi potrà essere dichiarato l'impero. Mussolini può quindi assurgere al massimo consenso, il famoso 98.8%, può offrire alla monarchia italiana, e se vuoi Vittorio Emanuele III in particolare, il titolo di imperatore, e quindi ingraziarsi quella parte di potere che nei primi anni di insediamento, parlo del 1922, 23, 24, 25, l'aveva cercato di osteggiare in tutti i modi. Penso al delitto Matteotti, pensiamo agli attentati subiti con il beneplacito di Vittorio Emanuele III, evidentemente, e anche a quell'attentato, l'ultimo, di matrice tutta interna. Quindi il risultato finale è che la Gran Bretagna continua a perforare in Iraq,
l'Italia ha il suo impero, siamo a maggio del 1936 e tutti sono felici e contenti, ma dov'è il ma? Che segretamente la Gran Bretagna ha modificato la propulsione delle proprie navi da guerra da carbone a nafta e quindi Churchill si è assicurato la propulsione. Siamo nel 1936. Nel 1933 era andato al potere Roosevelt e tra i primissimi atti che fa, ricordo, gli Stati Uniti si dichiarano isolazionisti, decuplica il numero dei militari effettivi da circa 160.000 a 1.500.000, poco più, e mette in produzione 40 portaerei. Quindi è evidente che già nel 1933 gli anglo-statunitensi si stavano preparando a una guerra che loro stessi, o meglio le élite di mare dietro di essi, avevano già progettato di fare. Quindi la storia va vista in un'ottica evidentemente molto più ampia, perché altrimenti se guardiamo il particolare ci perdiamo il contesto globale e il fine che questo contesto vuole portare al raggiungimento dei propri fini. Quindi i fini quali sono? Lo ribadisco: il cambio di un sistema economico globale. Nel 1944 ci sono gli accordi di Bretton Woods, quindi il motivo della prima e della seconda guerra mondiale, ovvero il primo e il secondo tempo di uno stesso film, sono il passaggio dal sistema gold standard al sistema gold exchange standard, ovvero quel sistema che premia esclusivamente gli Stati Uniti in quanto unico Stato non oggetto di bombardamento, quindi con un'industria florida. Gli Stati Uniti, ovvero quella governance, quella elite finanziaria che ci sta dietro, riesce a imporre a tutti gli Stati del mondo il cambio del dollaro in oro, unica moneta al mondo che ha questo beneficio, l'acquisto di materie prime in dollari, quindi gli Stati, i servi stati degli Stati Uniti devono comprare dei dollari per pagare il petrolio. Non è male come sistema, anche perché indirettamente tutti gli stati hanno contribuito al sovvenzionamento del sistema militare statunitense in questo modo, e quindi così si è chiuso il cerchio. Chiaro. E aggiungendo veramente in maniera molto sintetica, perché poi se lo riteniamo opportuno possiamo approfondire nella sezione domande, però veramente molto brevemente, la famosa presa di Addis Abeba, quindi la creazione di questo impero italiano del 1936, ha avuto effettivamente all'interno ovviamente della situazione internazionale italiana, della situazione internazionale, un vantaggio per l'Italia? Ecco, questo intendevo chiederti. Ma è un vantaggio meramente di prestigio, solo di prestigio, perché di fatto si trattava di un pezzo di roccia, era molto più importante la Libia. Bravo. Era indubbiamente punto strategico a livello, diciamo, di commercio, ma non era sostanziale. Quindi tu dici che sostanzialmente questa, ecco, anche mappa che noi vediamo della Africa, cosiddetta Africa italiana, è stata un'operazione che non ha portato a un vero vantaggio economico, ecco, per l'Italia, giusto? Il vantaggio era geopolitico, perché c'è il Mar Rosso da una parte, insomma c'è Suez e c'è l'altro accesso. Questo è il vero motivo per cui eravamo là, che è stato certamente non sfruttato, o meglio, dico meglio. Dobbiamo sempre tenere presente che la governance italiana tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma è continuato anche adesso, è letteralmente farcita, uso un termine colorito ma rende l'idea, di quinte colonne anglo-franco-statunitensi. Quindi già nel Gran Consiglio ci sono soggetti che lavorano per Londra, Parigi piuttosto che Washington,
Purtroppo queste figure doppiogiochiste hanno contribuito grandemente alla sconfitta dell'Italia. Cito nel libro, nel primo volume, diversi personaggi che hanno fatto il doppio gioco. Voglio citare per tutti Francesco Maugeri, che è un ammiraglio della nostra Marina, cosiddetta Supermarina. Maugeri è quel soggetto che è ammiraglio Maugeri. Indica ai britannici la posizione delle nostre navi, quindi l'ammiraglio Cunningham non va alla cieca, colpisce, affonda tutto il naviglio italiano, Taranto compreso, quindi Maugeri sulla coscienza ha circa 5.000 morti italiani, marinai, e si salva lui e il suo equipaggio sulla nave Giovanni delle Bande Nere. Ma fin qua farebbe, insomma, si commenta da sé. Dov'è il guaio? È che nell'articolo 16 del nostro trattato di pace, diktat di pace, figure come Maugeri sono protette. Il Congresso degli Stati Uniti dà a Maugeri un'onorificenza per alti servizi resi agli Stati Uniti durante il periodo bellico e li dà a Maugeri, che è un ammiraglio della Marina italiana. Cioè, ma ci rendiamo conto? È come Sì, no, no, dice. ma è veramente importante quello che dici, anche perché oltre i 5.000 marinai morti in battaglia, poi andrebbero enumerati tutti quei civili che sono stati bombardati proprio perché la nostra marina non è stata in grado, come effettivamente avrebbe potuto invece fare, di chiudere il Mediterraneo. Magari, ecco, nella puntata prossima parleremo anche di quel, se tu sei d'accordo, di quel bel libro di Stelvio Dal Piazza, La sconfitta necessaria, dove dimostra, non so se lo conosci, ma immagino che sicuramente lo conoscerai, dove porta documenti su come la Marina italiana, fedele ai Savoia e quindi fedele alla massoneria anglo-americana, abbia combattuto contro l'Italia. Ma questo magari è un argomento che o affrontiamo dopo nella sezione domande oppure affronteremo la prossima volta, però per arrivare, ecco, alla chiusura di questa puntata un po' travagliata da problemi tecnici, io volevo, così, arrivare a una questione che poi analizzeremo anche la puntata successiva, martedì prossimo, perché ci sono tanti lati oscuri, ecco, poi in questo periodo storico, che vanno un po' oltre anche l'analisi economica, l'analisi politica, geopolitica, militare, ma che sconfinano in campi che potrebbero tranquillamente essere chiamati esoterici e che gettano un'ombra da un lato, ma anche una luce dall'altro su quello che è poi la vera storia dell'umanità. Avanti con il successivo segnalibro. Non era l'oro nero il successivo segnalibro, questo era quello che non era comparso prima. Il problema tecnico persiste, però il segnalibro di cui avremmo voluto parlare adesso è il mistero delle origini. Perché? Perché è un periodo storico in questo in cui è emerso più volte l'interesse per le origini dell'uomo, le origini, ecco, forse sta comparendo adesso quello giusto, ne confidiamo, ma purtroppo il problema tecnico persiste, però ecco, al di là della questione grafica, non è importante. Come mai proprio in questo periodo storico emerge, a tuo giudizio, così preponderante l'interesse per le origini dei popoli, degli stati, anche delle forme di potere e in particolare,
che cosa accade in quella Germania nazionalsocialista che inizialmente sembra così un po' ispirarsi, ecco, al regime fascista italiano, ma poi in realtà si configura come qualcosa di completamente diverso. Questo peraltro a detta anche del grande storico De Felice. Prego. Bah, sì, indubbiamente c'è una frase che voglio citare che è di Mussolini, non la ricordo a memoria, ma più o meno dice questo: la mia stella ha brillato, poi è arrivato Hitler, la mia stella si è spenta, è brillata la sua. Dietro c'erano evidentemente i finanziamenti anglo-statunitensi che prima sono arrivati in massa in Italia e poi sono stati diciamo dirottati in maniera abbondante in Germania, perché il tema è sempre la Germania e la Russia che non devono allearsi mai. Quindi certamente Hitler si è ispirato a Mussolini al ventennio, poi è andato per i fatti suoi, e questo è un dato inoppugnabile. Per quanto riguarda la domanda nello specifico, mi sono imbattuto in alcuni documenti davvero sorprendenti. Uno riguarda una serie di documenti, riguarda il nostro servizio segreto OVRA, che è un servizio che si istituisce durante il ventennio, proprio all'inizio, ed è composto di diversi uffici. Uno di questi uffici si chiama RS33 e ormai che succede? Partito tutto qua, non so se mi vedete. Ti vediamo, si è spenta la luce, quindi, ma la cosa in realtà è ottima, perché parlando di questioni occulte ti sei messo in un'atmosfera tenebrosa e questo aiuta la suggestione del momento. Prego, vai avanti. Sta andando il portatile con la batteria, ma vedo che è mancata la corrente ovunque, non tanto dove abito, ma in generale. Quindi, vabbè, si vede che introduce l'argomento, non è voluto, ma vabbè, fa parte della bella della diretta. E dicevo, c'è questo ufficio che si chiama RS33, il cui capo è Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi ha un ruolo importante durante il ventennio, ma è poco noto. E durante appunto RS33, che è questo ufficio particolare, accadono diversi fatti, e uno di questi è accade nel 1933, quando, così stando ai documenti, nella zona del Varesotto cade un oggetto volante non identificato e vengono presi i resti di questo oggetto volante e i suoi occupanti. Quindi vengono portati in un capannone vicino a Varese e c'è uno scambio ricco di telegrammi tra appunto gli agenti presenti a Varese dell'OVRA e il governo italiano. Quindi c'è la presenza di un ufficio particolare. Di lì a pochi anni, due in precisione, nel 1935, Hitler va al potere nel 1933, viene istituito ed è sotto il controllo delle SS un ufficio analogo che si chiama Annenerbe. Quindi è sotto le dipendenze di Himmler, il comandante delle SS, e questo diciamo reparto è un reparto anomalo, nulla a che vedere con quello che ci possono ricordare le SS, quindi campi di concentramento, brutalità e quant'altro. Annenerbe è composto da biologi, da archeologi, da scienziati,
collabora con RS33 e lo scopo di Anenerbe evidentemente è quello di andare a ricercare l'origine degli uomini, noi, degli umani, e quindi compie tra le varie operazioni diversi viaggi, quindi va in Antartide, va in Sud America, va in luoghi diciamo un po' particolari al fine di scoprire quale potrebbe essere la genesi dell'uomo e le ragioni della vita. Interessante, è un filone di ricerca che mai mi sarei immaginato di toccare parlando della storia d'Italia, ma invece è stato sorprendente perché nei documenti a un certo punto si parla di uffici particolari e quindi di lì questa strana serie di coincidenze e di documenti mi ha portato a decidere di inserire anche queste due realtà, quindi RS33 e Anenerbe, nel primo volume perché è evidentemente utile e importante a ragionare. Concludo con questa considerazione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutto il materiale di Annenerbe, comprese le persone, evidentemente, e anche quelli di RS-33, vengono, diciamo, accolti a braccia aperte nell'area 51 negli Stati Uniti. E vengono in qualche modo acquisiti, ecco, tu mi stai dicendo questi documenti, poi magari nel caso RS-33 ne parleremo in maniera più specifica nella prossima puntata, tu dedichi un paragrafo proprio nel tuo libro a questo argomento. Bene, io chiuderei qui le domande che mi vengono in mente, sono tante, anche perché appunto ad esempio, per quanto riguarda quest'ultimo argomento che tu hai presentato, le spedizioni dall'Annenerbe spaziano dalle Ande al Tibet, all'Artide, Antartide, quindi ci sarebbe veramente molto molto da dire. Rimando ovviamente tutti coloro i quali ci stanno seguendo alla diretta successiva, ricordo che oltre a formulare domande sulla chat live di YouTube, potete farlo anche sulla nostra chat Telegram di Ancora Italia TV, e quindi vi aspettiamo tra veramente pochissimi secondi per chiedere a Lamberto conto di quello che ci ha presentato stasera. Grazie a tutti per averci seguito e a prestissimo sulla nuova diretta.